Mario Biondi, Love is a Temple. Beh, oggi ho una sorpresa un po' per tutti voi e anche per me stesso, perché non sapevo nulla fino a qualche istante fa. E c'è con noi Paperino, insomma, il nostro Paperino. Ciao, l'unico. L'unico, l'originale. Il vero, l'originale, sono io. Questo non si può sbagliare. Non si può. Ciao, Carlo, tutto bene, grazie. Guarda, io lo sai io? Che... usufruisco ancora dell'archivio del tuo repertorio, perché poi è sempre attuale, quindi ci sta. Sono molto contento che lo fai, certamente, perché me lo dicono e tutte le persone che mi vogliono bene, ce ne sono tantissime, sono rimaste affezionate a Radio Studio Delta e a Due Nessuno 100.000 e i miei personaggi. Sai in quanti mi chiedono se torni? Non sai in quanti? Ascoltami, io volevo semplicemente dire una cosa. Vai. Vorrei specificare una cosa. Io mi sono ritirato dalle scene, mi sono ritirato dalle trasmissioni, eccetera, eccetera. Però io rimango, cioè io sono vivo, non è che sono andato via o scappato via. Io volevo semplicemente avvisare a tutte quelle persone che hanno letto Il Resto del Carlino questa mattina, e c'è una pagina intera, non so se tu l'hai vista, dove c'è scritto Il Ritorno del Beatles. Cioè, io sinceramente, alcune persone me l'hanno anche domandato, ma cosa fai? Non ci dici niente, ritorni. Guardate che io assolutamente non ritorno. Quello che fa il Beatles, naturalmente, è un clone. C'è una persona che naturalmente non è lui. Lui ha preso il mio nome, ha preso i miei personaggi e non lo dice nemmeno. È questo che mi dà fastidio. Cioè, uno è un imitatore. Io, i miei personaggi sono vivi e praticamente continuano. E naturalmente se una persona dice io sono un imitatore... No, lui si spaccia proprio per me. E quindi ci guadagna anche dei soldi, diciamo. Sicuramente. Dopo io ho visto anche la pubblicità, c'è qualche cosa che verrà dato per beneficenza e questo mi sta anche bene. Però quello che non mi sta bene è che questa persona si spacci per me. Io non sono mai ritornato sul palcoscenico e se un giorno lo farò, forse lo sapranno, lo saprete anche voi, naturalmente. Quindi avvisa tutte le persone che domani sera a Forlì, mi sembra Bar Nereo, possibile? Viale Roma, praticamente, c'è una pagina intera sul Resto del Carlino, cronaca locale, in cui praticamente c'è scritto Il Ritorno del Beatles. Assolutamente il Beatles non ritorna, il Beatles rimane nelle tue trasmissioni, in tutte le cose che ho fatto e ho detto, e quindi avviso pure tutte le persone che quello è un falso. Ok. Lui è un falso, lui è un falso Beatles. Allora, naturalmente. Diciamo Carlo che lui farebbe bene a dire io sono tal dei tali, imito i personaggi di Paperino di Radio Studio Delta, ma li imito, non sono imito, l'originale. Esatto, se esatto, vuole farlo. Questo magari lo può anche fare. Lo può fare, perché io sono molto contento se una persona mi imita, perché essere imitati vuol dire aver raggiunto un successo, un certo top. Certo. Tu poi mi conosci come persona, io sono la persona più tranquilla del mondo. È vero. Però è vero. Questa persona qui che continua imperterrito a dire che lui è il Beatles di Radio Studio Delta, questo mi dà veramente fastidio. Con tutte perché hai un disonesto, è un disonesto. Lui deve dire io sono tal dei tali e sono un imitatore del Beatles, del vero esatto. Beatles di Radio Studio Delta. Esatto. Allora questo mi sta bene, perché lui lo può fare, così no. Esatto. È veramente una cosa disonesta. È un furto d'identità, insomma, alla fine. È se un vogliamo. Furto d'identità che potrebbe essere anche visto poco bene, anche a livello sia personale, cioè sinceramente io non lo affronterò mai questa persona, però lui non può. Certamente. Non può dire che sono io esatto. E voi lo sapete chi sono, come diceva Sordi, voi non siete quindi, un cazzo. No, sì, vabbè, però voglio dire, ma cioè, questo qui ci sarà pure qualcuno che gliel'avrà pur detto, non lo so, boh. A me sembra una cosa molto strana, perché a parte tutto ho visto, perché girano dei filmati su YouTube dove si vede lui che è assolutamente diverso da me. Sì, hai sì. capito? E c'è gente che è convinta che sia lui il vero Beatles, no? Sì, esatto, ma perché tutte le nuove generazioni non sanno chi sono io, solamente quelli che mi sono venuti a vedere
in tutti gli spettacoli che abbiamo fatto insieme alla Bussola, al Baccarat, certo, al Cotton, sai quanti spettacoli abbiamo fatti, ti ricordi, no? Tantissimi, sì, sì, sì. Tantissimi, quindi qualcuno che mi vede, naturalmente, sai, e quindi lo potrebbero... Possiamo, Carlo, possiamo mettere una tua foto sul nostro Facebook, così almeno uno vede dovete chi... Dovete farlo. Allora dovete mettere una foto del Beatles vero. Del Beatles quello vero. Quello col giubbotto, col numero 69 nella schiena. E quello che fa, ce lo fai sentire un attimo. Con davanti, perché lui naturalmente ripete solamente quello che dico io, ma non è si veste come me, perché l'abbigliamento del Beatles ce l'ho io. Ce l'hai te. Ma ce lo fai anche sentire, Carlo? Ce lo fai anche sentire un attimo? L'originale. No, che stoppi l'ignorante mi spacca la face. Hai detto un cazzo? 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 Esatto. Questo è il Beatles, questo è il Beatles. Grande. È l'originale, hai capito? Ti vogliamo quindi, bene, Carlo, davvero. No, cioè, questo qui assolutamente è da proibire. Cioè, proprio quelli che vanno a vedere, che pagano oltretutto dei soldi per vedere un falso, non mi sembra una cosa molto bella, molto scorretta. Comunque, molto ragazzi, scorretta. Io vi volevo avvisare. Grazie. Perché effettivamente è la prima volta, è vero, che lo vedo sul giornale. Io posso dire che è la prima volta che ci parli con la tua voce in radio per dire qualcosa. Sì, è quindi è un grandissimo, no, scoop. Oggi mi ha sempre dato molto fastidio questa cosa. Guarda, conoscendoti, se però... sei arrivato a questo, vuol dire che veramente ti ha dato tanto, tanto, tanto fastidio. Molto fastidio, ma penso che anche voi, naturalmente. Ma noi l'abbiamo detto tante volte, anche in altre occasioni noi l'abbiamo detto, eh. Ah, benissimo, sì, però sì. Non l'ha mai affrontato nessuno. No, diciamo che lui va avanti per la sua strada, esatto. Forse perché sì, nessuno l'ha mai affrontato, proprio per questo. No, esattamente. Va bene. Ma io, ascolta, io non ne ho voglia di fare delle polemiche. No, beh, abbiamo precisato la situazione, però, qual è? È un falso, esatto. È un falso. È un tarocco. È un tarocco, sì, presente il tarocco? Quando tu mangi qualcosa che ti dicono... Guardi, questo è il gelato più buono che ci sia. Il porto una merda, te finì. E quelli che lo vanno a vedere e si divertiranno anche, perché lui praticamente ripete pari pari quello che dico, sì, io. Sì, è vero. I testi sono i miei, sono della radio, cioè, quindi... Sono i tuoi, Non dice niente, qualcosa di nuovo, non lo so, così mi hanno detto almeno. A dire che ce ne sarebbe tanto. Va bene, il Beatles come chiude di solito, Carlo? Come chiude il Beatles? Acciuden? Acciut baracche buraten! E anda zitto! Ciao, Carlo! Quel che va che va, ma in scena è nero, dove non c'è casina! Ciao, ciao! Ciao, Carlo, ciao! Ciao!